Oggi la consegna dei defibrillatori al gruppo di scuole che fanno capo all'Istituto Comprensivo Mozart. La Todis si è fatta promotrice di questa iniziativa. Perché? Allora, perché? Intanto perché noi viviamo da sempre su questo territorio. La stessa Todis è nata all'Infernetto, il primo negozio Todis in Italia è nato all'Infernetto 20 anni fa, 22 anni fa. E anch'io stesso vivo all'Infernetto dal 1980, l'ho visto crescere, nonostante le buche non lo cambierei con nessun altro quartiere di Roma. È un'esigenza sentita, giusto? Laura Neri è la vicepresidente del Comitato dei Genitori. Sono stati i genitori stessi a segnalarci l'esigenza di una copertura, di un dispositivo salvavita che non è obbligatorio per le scuole, ma è necessario per tutti, di tutela del proprio figlio, ma anche del personale docente e non docente che ruota nella scuola. Addirittura i passanti, registrata una sorta di anagrafe da parte del 118, possono beneficiare dei dispositivi che noi dobbiamo appunto ringraziare Todis per averci donato e aver coperto 5 dei 7 plessi dell'Istituto Mozart, che ha questa difficoltà di dislocazione sul territorio. Sono previsti dei corsi per insegnare al personale docente e non docente per l'uso di questi apparecchi? Sì, sicuramente, perché nonostante i dispositivi siano molto semplici da utilizzare, però vanno utilizzati da mani esperte, quindi verranno organizzati dei corsi di formazione per altrettante persone nei plessi scolastici. Io tengo a ribadire che ringrazio veramente il Comitato dei Genitori per averci dato questa possibilità. È un'azione veramente fantastica, una bellissima iniziativa. Non so sottolineare l'importanza del defibrillatore perché penso che oggi, specialmente con gli ultimi casi alla cronaca, il giocatore Davide Astori è tristemente deceduto, tutti sanno quanto è importante avere un mezzo di soccorso di questo genere a portata di mano. Noi ringraziamo ovviamente Todis nella persona di Gianni Capobianco e ringraziamo ASD Badminton Club Roma International che assieme a noi ha coorganizzato l'evento e ringraziamo soprattutto l'Istituto Mozart che ci ha dato l'autorizzazione a farlo svolgere qui, nella sede della Bedollo Primaria.